HSL Dertone, siamo con il presidente del dell'Igona, signor Saracco, che ringrazio per la sua grande disponibilità. Presidente, che, che, che partita ha visto? È stata una bella partita intensa. Noi abbiamo messo più intensità rispetto alla partita di domenica col Sestri, e l'avversario oggi era di tutto rispetto. E quindi ci marchiamo a questo punto. Peccato per l'occasione iniziale perché se l'avessimo sbloccata forse avremmo visto un secondo tempo un po' diverso. Un primo tempo dove il Ligorna ha avuto almeno due palle gol clamorose, nel secondo tempo e alla distanza poi è uscito un po' il dertona, anche se ha faticato un po' davanti. Un punto che vi segnate, ultime cinque partite dove cercherete di arrivare il prima possibile al vostro obiettivo che è la salvezza. Sì, sì, per forza. Oggi diciamo che era l'occasione per staccarci un po', però marchiamo il punto e andiamo avanti. Adesso ci aspettano cinque finali perché non si sa bene a quanti punti sarà la quota salvezza. Un presidente che comunque ha fatto di tutto per portare a Genova tanti giocatori di categoria, perché sottolineavo con i miei colleghi presi uno a uno, ci sono tanti ex professionisti, eh, anche con, compreso l'allenatore, quindi quello che potevate fare l'avete fatto. Ah beh sì, noi sì, come società abbiamo fatto il possibile per cercare di, l'avevamo detto all'inizio, per cercare di fare un campionato tranquillo, poi a un certo punto sembrava diciamo dopo diverse imprese questa squadra qua che ha fatto sembrava più semplice invece la quota salvezza si è alzata e rimaniamo in partita come si suol dire grazie in bocca al lupo grazie, grazie a voi buonasera al termine di Ligorna HSL e Dertona siamo col direttore sportivo Luca Sacco Luca contento di questo 0-0 mi pare di aver visto dei progressi rispetto alla partita di Bra no, è un punto che ce lo marchiamo perché era l'unica che giocavamo, quindi ci permette di allungare sul, sul bra e quindi andiamo a più 5. Eh, non contento del primo tempo eh, perché un po, troppo, eh, un po' troppo piatti. Invece, nel secondo tempo, cambiando, cambiando anche il modulo di gioco, eh, con, con Usman che faceva il terminale offensivo. Abbiamo, abbiamo, abbiamo dato un po' una svolta alla partita e siamo diventati molto più pericolosi e abbiamo giocato molto di più nella metà campo del Ligord. Pareggio che ci sta, un pareggio giusto, il risultato più giusto, questo è un campo difficile. Il una, una squadra che è costruita bene, quindi va bene. Abbiamo passato una, una parte del campionato segnando tantissimi gol tutte le domeniche. Qual è la ricetta per tornare alla rete? Eh, la ricetta, se la sapessi, l'avrei già detta. Eh, sicuramente c'è da mantenere la calma e non farsi prendere dal nervosismo perché è, è il peggior nemico che ci sia. Però è eh, questione di: bisogna stare tranquilli. Che è, è una scintilla. Ma già domenica eh, sicuramente eh, magari qualcosa inizia, inizia a sbloccarsi. Mancano solo cinque partite, tra cui le prime due molto ravvicinate. Domenica al Gozzano, poi si va a Sestri e poi si concluderà con Reggiticino, Sanremese e Novara. Cinque partite, i play sono vicini? I playoff eh, vicini non lo sono perché i punti di distacco sono cinque. Eh, sembrano tanti, ma non lo sono perché i punti a disposizione sono tanti. E abbiamo un calendario molto difficile: perché già a partire da domenica, abbiamo il Gozzano, poi abbiamo la trasferta di Sestri. E ci aspetta un finale veramente duro come il ferro. Quindi c'è da stare belli in campana perché. Perché è un attimo e, e sinceramente eh, non, non, non dobbiamo abbassare la guardia perché non ce lo meritiamo perché è tutto l'anno che, che, che stiamo lottando e, e, ad, e adesso buttarli via è, sarebbe veramente un peccato. Ultimissima domanda, Luca, c'è un giocatore che vorresti rubare per il prossimo anno a Mister Roselli? Ma ce ne sarebbe anche più di uno. però adesso pensiamo, pensiamo a finire la stagione e poi, dopo al mercato, ci pensiamo quando sarà il momento giusto. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Siamo con il tecnico del HSL Dertona, mister Zichella. Mister contento di questo 0-0. Ho visto, sinceramente, dei progressi rispetto alla partita di Bra, e soprattutto, secondo me, un Dertona che è stato più continuo nel corso dei 90 minuti sì, mh, co contento perché di nuovo oggi non abbiamo preso gol però sinceramente adesso è, è, sono troppe partite che non facciamo gol eh, quindi sembrerà strano ma abbiamo più creato dal momento in cui abbiamo giocato una punta in meno eh, perché il calcio non è una matematica, è una scienza esatta però diciamo che ci, ci siamo adattati molto meglio nel secondo tempo con un 4-3-3 Ecco, abbiamo visto tantissime azioni, manager, disco, un ottimo Procopio, abbiamo portato davvero tante volte la palla vicino all'area. Abbiamo qualche problema davanti? Non riesce quello che riesce in allenamento? C'è qualche giocatore che non è al 100% fisicamente? Come dico sempre, non volevo essere ripetitivo, ci sono alcune partite che fai due mezzi tiri e vinci la partita 2-0. Ci sono altre partite che fai, secondo me abbiamo fatto nel, nel secondo tempo un buon 70% di possesso palla e, e non vinci lo stesso la partita, perché la partita non la vinci ai punti come nel, nella box, la vinci se fai gol. E fino a quando non, non, non ci sblocchiamo lì davanti, insomma, andiamo un po' in difficoltà. Ultima domanda, poi lascio la parola al mio amico Gianni. Questa è una delle partite infrasettimanali che, però, a lei piacciono, mister, perché, come mi aveva detto con l'RG Ticino, oggi abbiamo giocato solo noi, a parte il Ligorna, abbiamo segnato un punto in classifica e gli altri ne hanno segnati zero. Quindi prosegue la nostra lotta, mancano cinque partite, i playoff sono ancora non troppo lontani. No, però. Insomma, c'è ancora da lavorare, c'è ancora da, da, da fare del sacrificio perché non abbiamo ancora fatto nulla. Eh, per di più, adesso insomma, incominciano anche ad esserci eh, delle defezioni, oltre di squalificati anche di qualche infortunato. Quindi dobbiamo eh, tutti quanti compattarci perché da adesso in poi servono tutti. Grazie. Grazie, Domenico. Grazie, Gianni. Abbiamo fatto un bellissimo secondo tempo, il primo no, perché San Francesco ci ha praticamente salvato la porta, perché ha avuto due splendide parate. Cosa succede a Diallo? Cosa è successo con Tudisco? Ti faccio tutte le domande in una volta, perché altrimenti poi me le, me le dimentico. Ma con Diallo insomma è, è un attimo in un periodo un po' così particolare, secondo me è giusto che rifiati un attimo. Eh, mentre per Todisco ho avuto di nuovo un piccolo problemino all'aduttore all che aveva già un problema dove era guarito e quindi adesso lo valutiamo. Ma quei 20 minuti che ha giocato li ha fatti molto bene, mi sembra. Sì, però poi mi ha chiesto il cambio e quindi ho dovuto fare il cambio. Diallo, invece di essere caricato dalla nazionale, invece di essere eh, spronato a aumentare il suo bottino di gol, mi sembra che si sia incupito, ingobbito, come, come, come si può dire? È un attaccante, come tutti gli attaccanti, quando non fa un gol, insomma, si rattrista un attimo. Sono sicuro che appena farà gol, appena si sbloccherà, ci darà una mano come ce l'ha data tutto l'anno. Sontuosa prestazione di nonno Mana si evoge, eh? Sì, eh, però tu sei un po' di parte. Diciamo che no, 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 io hai sono... Hai, Quando... ragione, hai, ragione. Eh, dico, hai ragione, però secondo me la squadra ha fatto bene. Poi eh, è normale che i miei tre vecchietti, momentaneamente ne ho perso uno, e eh, Teti e Manager hanno qualcosina in più, inutile nascondercelo. Però io sono d'accordo con te che mi dici che sono di parte, come me lo dico una tortona, però quando c'è stato da criticarli gli ho dato 5 al Manassef, 5 al Tato, quando ce lo so, a Teti, quindi non, 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 non mi faccio impressionare da... da... Certo poi eh, l'amore è quello che è, perché si bisticcia anche con una moglie, tu ne sai qualcosa, però poi perché sai che io vi con mia moglie, no poi hai dato anche il 5 a me, quindi, però, però voglio dire mi vuoi bene anche a me, quindi voglio dire non, non so... Io giudico la prestazione, sempre e comunque. Eh, diciamo che secondo me è stata fatta una buona, una buona gara da parte della squadra, adesso concentriamoci per domenica, perché non abbiamo tempo, giochiamo domenica, giochiamo mercoledì, giochiamo di nuovo domenica, giochiamo ogni due giorni quindi bisogna stare sul pezzo in partita però è dura far, far realizzare tutto quello che provate in allenamento vabbè eh, sono calciatori lo fanno di mestiere ed è giusto che, 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 che ci provino a farlo Matteo Sacca è uscito arrabbiato o tutto bene? mi sembrava un po' innervosito no io ah, poi non mi interessa però non era nervoso però se è nervoso un po' di nessuno d'altronde tu non guardi in faccia nessuno perché ho visto la sostituzione di Diallo ma io sono pagato dal Dertona, io devo fare il bene del Dertona, come dici te a volte faccio i cambi e sono giusti, a volte faccio i cambi e non sono giusti, però questo è, è il mestiere dell'allenatore. Grazie mister, ci vediamo domenica a Tortona. Grazie a voi, buona serata. Roby, un buon punto dai, come diceva giustamente Luca, sì. visto che gli altri sono fermi, un buon punto perché sono partite poi queste che rischi anche magari di, di, di perderle. Innegabile, come diceva Luca, un buon punto, una buona prestazione e secondo tempo in maniera particolare, abbiamo, siamo riusciti a chiudere il Ligorna nella propria metà campo, anche se poi è stata pericolosa su un'azione e mezza di contropiede, che potevano avere anche un altro esito. Quindi buona prestazione. Secondo tempo, la squadra si è espressa bene e quindi ci segniamo questo punto. Ovviamente eh, si sperava di poterne segnare tre, ma ci accontentiamo di questa situazione. Siamo a cinque punti sopra. La, la sesta e quindi bene così, ripeto, un campo questo comunque venire a fare punti non è semplicissimo, la squadra ben costruita, ben organizzata, ben allenata e quindi ripeto ci segniamo il nostro punto, un po' di rammarico per qualche occasione, ripeto: ma poi sono quelle partite magari non segni e prendi i gol in contropiede quindi... Va benissimo così, ci marchiamo a questo punto, è stata una, una bella partita secondo me, giocata a maschia, non ci si è risparmiati da una parte né dall'altra, nonostante i buoni rapporti e quindi onore al calcio, e un, sì, un sì. bello 0-0. È stata partita vera anche perché nel primo tempo San Francesco Tetti ci ha messo una, pe una pezza, sì, eh? sì, sì. più un, di una. Una pezza e mezza, dai, una pezza e mezza. Beh, Francesco lo sappiamo, è un valore aggiunto, ogni domenica non finisce mai di sorprenderci. quindi tutto... al direttore generale non posso chiedere se stai già lavorando per un altro anno perché noi siamo abituati con Luca Sacco che aprile aprile maggio lui già faceva la squadra per, per l'anno dopo poi ti ho visto colloquio con due o tre giocatori vuoi rubare qualche giocatore a Ligorna no? ha eh, tanti bei giocatori che potrebbero piacerci, però, ripeto, non siamo ancora nei tempi e non ci sono ancora diciamo, i presupposti per poter operare, se no, si incorre poi in, in squalifiche e in situazioni spi spiacevoli. Comunque, ripeto: a parte gli scherzi: è innegabile che ci si guarda sempre in giro. Abbiamo uno scouting, abbiamo una serie di cose. Con Luca, con, con tutti ci, ci, guardiamo, ci guardiamo intorno, guardiamo i giocatori che affrontiamo, guardiamo anche gli altri giocatori. Stiamo operando in quest'ottica, qua, stiamo aspettando, come ho detto ancora ieri a tutto C, eh, che ci sia la definizione di alcune sinergie che stanno andando in porto e poi organizzeremo, se, se ci sarà appunto questa, si creerà come penso questa sinergia, organizzeremo. La prossima stagione, la squadra e, e tu, nei particolari con tutto quello che va organizzato per la prossima stagione. Cristiano era contento di questo punto. O non tanto, l'ho visto un po' rabuia, lui quando non vince, è sempre arrabbiato. Beh, siamo, siamo... Se gli dici che il bicchiere è mezzo pieno, lui lo vuole sempre pieno. No, ho visto la partita con lui, direi che era comunque abbastanza soddisfatto. Gli sono piaciuti tanti giocatori. Come hanno approcciato la gara? Eh, un mi sento di dire che rispetto a Braccio è stato un, un riscatto, un risveglio da parte dei ragazzi. Gliel'abbiamo chiesto io e Luca ieri uh, ad allenamento, mi sembra che ci sia stato. E quindi, niente adesso. Concentrati su Gozzano perché avremo qualche problema in difesa. perché Giura squalificato, il comunicato è uscito oggi, quindi oggi poteva giocare. Ha preso due giornate addirittura. Ha preso era in difida. Diallo quindi non c'è diallo contro il Gozzano. Mi sembra di aver visto non benissimo in, in uscita dal campo dopo che aver, ha, ha dato il massimo nel periodo che è stato in campo, Todisco. Quindi avremo Mister Zecchella avrà da, da sistemare un po' la situazione. Ma ripeto la rosa, secondo me, all'altezza troveremo delle soluzioni adatte per affrontare il Gozzano. Leoni si nasce. Leoni si nasce, sono d'accordo. Grazie a Roby grazie a, voi, a domenica.